Benvenuti a Vegas to Italy, la striscia quotidiana che vi racconta l'avventura dell'Italia del poker alle World Series. Oggi, giornata numero 47 del nostro viaggio e settima del Main Event, vi parleremo dei 9 italiani andati a premio nel Main Event, dei 3 italiani rimasti in corsa per il titolo di campione del mondo. E per farlo, cominciamo subito sentendo le sensazioni del chip leader azzurro Massimo McShark Mosele. Uno che, quando le strutture sono belle lente come al Main Event delle WSOP, arriva sempre. Le strutture così che ti permettono di non giocarti tutte le fiche al buio senza dover guardarti i board, capire le situazioni, giocare sugli avversari. Diciamo che è un po' lo stile dal quale vengo io, che sono nato con i sitting normal, che giocavo quindi in maniera più tecnica, più su carta a terra, diciamo. E per quel che riguarda il Main Event, comunque devi avere anche fortuna di non avere culo a sfavore, però usando un certo stile di gioco magari non vai nei primi, ma riesci a star sempre in corsa per i premi. Poi non è detto che quando è ora non devi cambiare marcia, ecco, quando magari capisci che nel tavolo, ad esempio oggi io sono arrivato, ho avuto fortuna subito di raddoppiare e ho bullato anch'io su quelli short, nel senso che su quelli che sai dove far più forza puoi far più forza. Non è un gioco scritto il poker. Dietro a McShark, che ha concluso sotto media con 600.000 chip, ci sono un corto Alessio Isaia e c'è l'esordiente Marco Ruggeri. Oggi ho iniziato il day a circa 400.000 e ho chiuso a 400.000. Poteva andare peggio, poteva anche andare meglio. Sono stato fortunato, una mano rischiavo di uscire con asso-asso, su flop 7-7-5 con due picche, sono andati all-in contro 7-9 e ho chiuso colore runner-runner. Poi dopo sono stato sposto da un tavolo abbastanza difficile dove non ho potuto fare molto, ho provato un bluff contro il chip leader che probabilmente potevo evitare, poi comunque ho recuperato qualcosa. Nulla da fare invece per Cristiano Guerra, che si deve accontentare del premio per il 334esimo classificato. Ed è deluso non tanto per lo scoppio subito, quanto perché questa occasione non si ripresenterà tanto in fretta. Sai, cioè i tornei, quando ne giochi tanti, tutti dello stesso buy-in, eccetera, allora dica, prima o poi, se sei più bravo, vinci. Quando comunque ti giochi tornei da 100 euro online, poi da 2.000 in Italia, e questo qui da 10.000, e ne giochi uno l'anno, due l'anno, quando prendi un colpo così, cioè un qualsiasi scoppio, comunque è un colpo che pesa, che difficilmente poi lo riprendi con gli altri tornei, perché ti sposta veramente troppi soldi e troppe aspettative. Però purtroppo è andata così e ho fatto sinceramente quello che potevo fare. Un torneo è stato un po' sempre in sofferenza, cioè con poco stack, ho sempre dovuto cercare spot in contested preflop sul reshove, gente che apriva un po' light, perché non ho visto molte mani e non ho incrociato mai, quando avevo le mani, altre che mi hanno pagato. Adesso l'ultima mano, 334 left, apre un signore, io prima mano al tavolo, seconda mano al tavolo, scusa, mi hanno appena spostato, tribetta al bottone, fa 65 e io ho 180 e qualcosa, e da big blind rireso ulteriormente con asso K di fiori. E il primo fold, il secondo pensa, si fa i conti, giustamente lui ha uno stack abbastanza importante, vede che più o meno deve aggiungere sulle 120 per un piatto e comunque supera le 400 e decide di mettere. Showdown, asso K di fiori io, asso jack off lui e purtroppo il flop è asso jack 5 e niente, e siamo usciti dal main. Anche per oggi è tutto, amici di Vegas to Italy, appuntamento a domani per seguire l'avventura dei nostri tre eroi. See you tomorrow, guys. Bye.